Uno non può pensare bene, amare bene e dormire bene se non ha mangiato bene. La cucina di un bistrò. Tre giurati dai palati molto esigenti. Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Amici di Cuochi e Fiamme, eccoci qua pronti per una nuova scoppiettante e fiammeggiante puntata. Il pubblico in postazione. Oggi ho anche puntata strana. Prima di presentarvele, sì, le sorelle in gara, sì, la mia giuria. Fiammetta Fadda, impeccabile critica gastronomica. Impeccabile Riccardo Rossi. Raccogliticcio. In gran forma. Grazie. E sempre in forma, oggi anche un po' sbrilluccicante, splendido, la fidanzata di Riccardo Rossi, Chiara Masci. Sì, sì, è così. Da qua vicino, noi siamo a prima porta, ma dal centro di Roma, due sorelle, Lina e Franca. Roma, Roma, Roma. Riccardo Rossi ha già avuto una botta d'adrenalina con sta cosa che sa. Avanti. Che siete romane. Allora, vi rispiego un po' le regole. Quattro gare, tre vi daranno i punti, da 1 a 5. La prima di punti non ne dà, però chi di voi due la vince sceglie il tema di quella successiva. E sapendo io qual è il tema, speriamo bene. Ma si va sul sicuro, ma secondo certo me. Ma certo! La prima prova è veloce, è di manualità. Sembra infantile questa decorazione, non ci interessa tanto che ripetiate proprio questa, ma che facciate delle decorazioni appunto con ravanelle e zucchine. Non è facile questa prova, è proprio di manualità pura e avete soltanto 3 minuti per creare un qualcosa di carino. Vi vedo un po' preoccupate, no. Serve così per sciogliere il ghiaccio. Via, 3 minuti. Sai, questa... C'hai già il sorriso, vedi? Sì, ma certo, perché è chiaro che giochiamo in casa, no? La grande tradizione della cucina romana, operata da due persone che ovviamente hanno mangiato, vissuto, bevuto il romano per tutta la vita. E quindi si sta tranquilli oggi, amici di Cuochi e Fiamme. È la mia puntata preferita, finisce 45 a 45, scommette? Ho già deciso io, già. Sì, e quindi siamo tranquilli. Chiara, sei d'accordo? Senti, no, ma ti posso chiedere una cosa, poi parliamo di robe serie. Tu... A quanto hai le pulsazioni? Io? Ho 50 battiti al minuto, sai? C'ho un animale a sangue lento, insomma, no? 150. La gallina canta. Allora. No, ma la vedo dura, siamo solo all'inizio. Per fare questo tipo di decorazioni a casa, soprattutto con i ravanelli, se volete dilettarvi a farle, voi incideteli, poi le lasciate in acqua fredda, in acqua in frigorifero, così le verdure assorbono acqua, diventano turgide e quindi gli spazi intagliati si allargano e quindi giocando fra il rosso e il bianco si ottiene un effetto ottico carino. Non è difficile. Ma adesso insomma torna di moda, no? Ah, sì? È molto di moda questa cosa. Ci sono che anche i corsi appositi. Solo per le grandi scuole di cucina, al Four Seasons a Milano c'è un cuoco che grande è specializzato. Sergio. Io chiamo, saluto Sergio. Grande amico, Sergio May, maestro. Allora, io mi sento anch'io un po', vero, a casa con voi, perché comunque sia avrete sicuramente una certa dimestichezza ai fornelli, visto che comunque... Ai fornelli, sono, sì, ma non è decorazione. Ma infatti io l'ho detto... Ma Riccardo ha detto bene, questo serve solo per così... Così. Farvi questo abituare ai vostri spazi. Diciamo una cosa, chi è la più brava fra voi due in cucina? Io ovviamente. Vedi? Mi piace più la risposta più così aggressiva. Lei ha detto io ovviamente. Lei. E lei ha detto tutti e due. Quanti anni avete? Chi è la più grande? Io, che si vede. Ma come? No, sinceramente no. 5, 4, 3, 2, stop! Il piattino non me lo dai? Guarda, no, faccio così, guarda. Ma metti sopra. Ma fai decidere chi vuoi. Mamma mia, guarda. Aspetta che mi... Tieni. Guarda, ma va bene così.
uguale, stupendo. Sinistra, sinistra. No. Aspetta, attenzione ragazzi. Così. No, no, spostami un po' quello lì. Ecco. Tanto io so già le due scelte, quindi secondo me dove cade, cade. È una prova. Oggi si sbaglia poco, davvero. Dai, su! Pari merito, pari merito. Va bene, cioè, è uguale. Fate voi, allora, facciamo una cosa che non abbiamo mai fatto qua, che è fiamme. Facciamo una cosa. Sì. Scegliete insieme. Couscous o carbonara? Ma carbonara. Dai, forza! Oh! E non è ero tranquillo che non poteva succedere niente. Di che stiamo parlando? La vedo durissima oggi. È la carbonara il piatto per la prova di abilità. Allora, la ricetta la conosciamo tutti, voi meglio di me. Non è detto che deve essere quello originale, potete anche variarla, renderla creativa, Riccardo fa così, ma invece il gioco è quello per dare idee nuove. Avete 30 secondi di tempo per entrare in dispensa e prendere tutto ciò che vi serve. Poi se sono 40... È uguale, no? E non vi scordate niente, però altrimenti vi serve il campanello per tornare dentro, altrimenti potete usarlo per avere il mio aiuto. Queste sono le regole di Cuochi e Fiamme. Via, vi lascio sole, prendete tutto. L'acqua è già in ebollizione. Rick, pasta. Sì, io direi... Formato. Rigatone. Rigatone, quindi per 4 persone, 2 kg di rigatone. Bravo. 400 grammi di rigatoni, 2-3 tuorli d'uovo, un mix fra parmigiano e pecorino romano, circa 4 cucchiai totale, pepe nero del mulinello, guanciale o gota per gli amici toscani di fondo, 2 gocce d'olio che possono anche non andarci dentro. Il peperoncino mi manca, eh? Il peperoncino ti manca? Eccolo qua. Stop! Aspetta. Tu fai come Riccardo che appena entra in casa accende tutto. Aspetta, devo fare la mia scena. Allora, vedi, qua si fa di pesce con le alghe. Va bene. Finché carbonara ti sei tranquillo. Qua con lo speck e le zucchine, anche mia mamma la fa. 10 minuti. Correte, eh? Via! Allora, se avete bisogno di me, io sono dalla vostra parte, lo dico subito, eh. Perché grazie. Di solito persone esperte vedono pischelletto, dicono... Mi serve il peperoncino. Eccolo qua. Te l'ho preso io. Allora, dici che fai. Allora, che pasta io... soprattutto? Che tipo spaghetti. Di spaghetti. E dove... Non ci sono? No, ci sono. Ci sono, ci sono. Ci sono, ci sono, ci sono, ci sono. In dotazione. Ci sono. Di a Riccardo come fai la ricetta. Io? Sì. Aglio, olio, peperoncino. Sì, buonissimo. Buono. Poi mettiamo i gamberi. Sì. E i moscardini tagliati, saltati. Sì. Adesso un attimo. Sfumati con il vino bianco. Benissimo. Poi una volta... Visto abbiamo cambiato le tende, Rick? Dove? Là, lì, belle. Sì. Allora, soffrittino bello... Strong. Bello strong, come si usa fare con questo tipo di pesci. Qua lei mette, tipo, queste sono le testine di totanetti, di calamaretti. Fantastici, belline, quindi croccantine, ciccose, con il gambero sgusciato che cuoce in pochissimo tempo, altrimenti viene asciutto. La pasta che faccio? Posso mettere dentro? Io che faccio? La butterei la pasta. Mancano 8 minuti e mezzo alla fine, però ricordate che un pochino per finirla, impiattarla, sì. E l'acqua ci non vuole. È salata ancora. Già eh? Fatto, quindi il sale alla vostra sinistra, per Lina e destra per Franca. Allora... Allora. Di là abbiamo capito, quindi di là è una carbonara di pesce piuttosto piccantina, quindi un fondo di pesce classico che poi sarà legato dal tuorlo d'uovo, presumo. Di qua invece partiamo di con cipolla rossa. Cipolla rossa. Quindi comunque entrambe sono varianti, cioè carbonara inteso come uovo che lega e ti rende cremosa la pasta. Allora. Speck, quindi diamo un po' di fumé. Poi io lo faccio in due parti, perché una parte sarà la parte croccante, soltanto in padella senza olio, e l'altra invece l'ammorbidiamo con... Questa qui è quella che ammorbidisci? Questa,
questa, la, questa croccante, questa è quella che... Brava, perché quella lì quella è grassa. Mazza, visto? Che gli dico oggi? Che gli dico? Niente. Allora, faccio il mio giro. Sì. Cosa ne pensa Fiammetta dell'utilizzare il discorso carbonara con mare e cose? Perché l'ho vista un attimo prima fare una faccia così. No? No? È permesso. Ok. Diciamo che tra le varianti della carbonara a me piace molto la carbonara all'interno. Cioè tipo un raviolo con dentro la carbonara. Allora, sai che stavo per darlo prima, però... mi piace molto. Se volete farlo, fate una sorta di zabaione con i tuorli montato a caldo, così si pastorizza, e poi lo allentate aggiungendo un pochino di latte con il formaggio, raffreddandosi il composto comunque tende a rassodarsi, e con quello fate il raviolo. L'importante è cuocerlo poco, quindi la pasta sottilissima, sennò dentro si coagula e viene gommoso, altrimenti rimane un po' filante. Lo faccio però spesso. Un ingrediente della carbonara classica ci deve essere, no? Sarà okay. L'uovo. Cioè, se non ce n'è nessuno. Quindi o uovo o formaggio o guanciale o comunque salume. Sì. Dico una cosa che faccio carina spesso, quando magari vuoi fare una finta carbonara, nel senso l'idea del gusto della carbonara, però sempre con la stessa cremosità, ma senza uovo, senza troppo essere pesante, sì. Così. La faccio arrostendo il peperone giallo. No? Mm-hmm. Lo pelo, tolgo il filamento e i semi, quindi quello viene dolciastro e cremoso. Lo frullo con un pochino di robiola e lo zafferano e un po' di acqua di cottura, quindi crea una crema gialla color tuorlo d'uovo e formaggio dentro col pepe, quindi la creo così. Sì. E poi ci condisco la pasta e l'effetto è identico. Poi se volete dare sprint, guanciale croccante sopra. E viene veramente buona, profumata. Sì, estiva la definirei. Cioè, senza guanciale diventa vegetariana. Sì, no, col guanciale. Andiamo. Tu stai davanti e dietro? Dietro ovviamente. Allora, vai. Tu dietro, io sì. Faccio la voce e tu okay. Fai la cosa. Detto qua. Sì. Allora, perché qui c'è la grafica, capito? Ah, la grafica, ok. Allora, guanciale tagliato finemente e listarelle si fa andare in padella facendolo diventare croccante e facendogli lasciare la parte liquida, grassa. Si scola la parte croccante e si lascia a parte su un piatto. Così, poi in padella si lascia lì perché ci va saltata la pasta al dente risottata con un pochino di acqua di cottura. Si prepara in una bacinella il mix di due formaggi, abbondante pepe grattugiato. Così. Abbondante. Così. Ok. E il tuorlo d'uovo ovviamente sbattuto. Metteteci un goccio di acqua fredda che vi aiuterà dopo nell'amalgama. Bene, acqua fredda si sa proprio zero, poca. Spegnete la padella, versate il composto, date due o tre spadellate, appena si coagula, appena si serve e sopra il guanciale croccante. E poi? E poi se la mangia. Così. Mi è venuto anche caldo. Allora, a casa purtroppo, se non avete il nuovo televisore con il profumometro, vi perdete un buon 20% del gusto della puntata di oggi. Perché c'è un profumo pazzesco. Di là mi arriva la Val d'Aosta con lo Speck. Di qua mi arriva Livorno con i guazzetti, Fano e Sardegna e olie. E sono proprio contento. Ciao. Dura fatica a parlare dall'acquolina, non sto scherzando. Dimmi come usi le alghe. No, le metto per... decorazione, bravo, che ricca. Allora... grazie. Per una volta le alghe tornano al loro mestiere. La decorazione. Allora, dico alle mie donne di darsi anche un po' di velocità. Non velocità. Tanto perché scade il tempo e basta. Ma perché avete buttato la pasta in tempo e se la stracuocete sappiate che il sorriso di Riccardo Rossi andrà pian piano a scomparire. Allora, Franca ho visto che ha sbattuto le uova intere con il tuo, con l'albume anche. Ok, attenta perché quello tira molto e potrebbe renderti un po' frittatosa. C'hai ragione. Attenta, Però io ci metto... Di qua già scoliamo... lo spaghetto e guarda come Riccardo c'ha un sorriso da qui a qua. Io lo vedo, guarda, guarda. Sai perché?
Ammazza che manualità, ma che vi dico, ragazzi? Guarda che roba. Una mancina, una destra, sbaglio? No, no, non so mancina. L'hai fatto di sinistro? È strano. Così, perché siamo in TV oggi di mancina. Ah, qua abbiamo anche il cos'è, pecorino o grana? Pecorino. Attenta al sale, perché c'è bello saporito qui, bello saporito di là. Giustissimo, acqua di cottura, certo. Il spaghetto al dente, perché il così viene uno spaghetto al pesce, non con pesce. Certo, soprattutto bravo. Quando si fanno i guazzetti con mollusi che lasciano molto liquido. Lei ha preso al volo il consiglio che ho dato, ha aggiunto un po' di acqua, penso così, però attento perché l'hai aggiunta calda, se no ti si coagula subito. Manca poco, io comincerei a saltare, cosa fai? Questa la salti con questo e poi la leghi? Dai, perché sennò ti brucia la cipolla. Infatti. Ti aiuto? Ti aiuto io? Guarda, sì, c'è anche questo. Questo? Guarda. Ah, ma tu hai buttato la pasta corta, quindi sì, vai. Questa sì, sì. Se no ti brucia la cipolla sotto. Ah, ecco il rumore più bello del mondo. Sai che, vuoi un consiglio? Salta quella e basta. Sì. Perché tanto non è la quantità. Oh, quella sì. Però, tienila da parte. Siete bellissime da vedere. A casa si sta più tranquille con due donne come queste, capisci? Fra l'altro, diciamo la verità, no? Dai. Allora, ditemi se l'ha portato Riccardo Rossi, perché oltre alla carbonara mi beccano anche il piatto preferito di Riccardo. Ma perché ci si capisce? La lingua è una sola. Vi do 30 secondi, ce la fate a finirmelo? Sì. Dai. L'hai già scelto il piatto, ti aiuto io? Sì, quale vuoi? Facciamo... È capodanno! Allegria! No, via! Il piatto l'aveva scelto, eh! No, il piatto è quello. Sì, sì, questo? Quello. Allora, questo. Un arancione, una blu. Te lo metto qua. Dai, manca poco. Cotta bene. Perfetto. Mettici il sughetto, te lo tengo un momento. Oggi assaggio prima io, ha detto no. Chiara. No. Dai, che finisce! Ok, bello, sopra generoso. Vabbè, mi metto qui, fate voi. Pecorino? Oggi non comando niente. Sì, tanto. Va bene, sì. Nemmeno Fiammetta dice niente. Il pezzemolo, ma prendi il pezzemolo di là. È finito! No, c'è. C'è. No. Devo essere un minimo conduttore. Allora, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Serve il pezzemolo. Non importa, non gli piace, gli rimane fra i denti alla Masci. Poi dopo non la guarda più nessuno. Basta. Vai, corri, ti prego, forti. Oggi, aiuto. Mamma mia. Andiamo pubblicità? No. Ma che. Mamma mia, ma che bella la ma vita. Che. Adesso rigorosa in posizione davanti al vostro tagliere perché sarete pian piano giudicate. Questo è il piatto di Lina che ha fatto uno spaghetto di pesce legato alla carbonara. Legato, quindi. Ben legato, molto cremoso che è la cosa necessaria della carbonara. Mi piace l'idea del pesce, anche del moscardino, sia del moscardino che del gamberetto. Forse doveva sfumare meglio il vino, si sente un po' nel... I denti. Lì. Però è ottima l'idea, è buona. Fa tutto da solo, guarda, tempi. Gira. I tempi. Direttamente tempi. Quello. No, scherzo, Fiammetta. Allora, vai, fammelo tu, vai, sennò mi emoziono, mi sbrago tutto. Un po' di pesciolino? Va bene, sì. L'alghetta? Allegria. No, c'è. Presentazione. Ho detto lei. Presentazione. Gli ho dato un po' troppo. Spago. Straordinaria cottura dello spago. Adoro questo gusto del vino. Sono emozionato, capita raramente con le fiamme perché mangio solo alghe. Vabbè, guarda, fai così, solleva, tanto ormai lo conosco. Ottima. È arrivato anche un centrino che è come una barriera protettiva sì. Momentanea verso... elettrificata. La mantecatura promette. È il vino che non è sfumato molto. Ma, dettagli. È l'ora che promette molto anche oggi. È vero. Beh,
La signora ha fatto, senza saperlo probabilmente... Scusalo, fiammetta, scusalo. Ma non c'è pace. No, veramente, scusa. Non ho fatto niente. Per una volta. Ma, scusate, posso? Devi. Se no io non dico più niente. No. Ha fatto una cosa che è di grandissima moda, perché la carbonara normale è out e invece quella di pesce è in. Questa è molto buona, è mantecata perfettamente. Io avrei messo un po' di peperoncino. O c'era. Anche un po' di pepe, non si sente, cioè sarei andata un po' giù più forte. Con quello così, però è molto buona. Molto bene. Allora, forza per me. Chiara? Allora, la sorellina invece ha preferito lo speck, le zucchine e la cipolla rossa con la ricotta salata. Questo è il piatto di Franca. Un cane da tartufi. Cioè, assaggi pure. Sì. Vabbè, buonissima. Non si può dire altro, è buonissima. Più saporita dell'altra, mantecata forse meno bene dell'altra. Quando metteva sul formaggio pensavo ce ne fosse troppo, invece è meravigliosa, buonissima. C'è l'occhi lucidi, Riccardo. È veramente un rito straordinario che si ripete ogni qualvolta questi elementi. Ci sono due speck fatti in maniera differente. Uno è andato in padella insieme alla cipolla rossa per accogliere le zucchine e fare quindi la salsa, che poi è stata legata col tuorlo e il formaggio sbattuto. L'altro speck è invece più croccante, fatto in padella e aggiunto dopo. È buonissima. Straziante. Straziante è un aggettivo positivo? Ho capito, perché ti fa piangere. Certo. Ok. Ti emoziona. Mazza che vocabolario strano che c'hai, però. Qui ha abbondato anche con condimento, Ce n'è al. Posso? No. Allora, devo dire che di fronte a questi piatti classici che sono fatti con pochissimo, due o tre ingredienti, c'è poco da dire quando sono fatti bene, perché sono loro. E l'accortezza, per esempio, di avere le due cotture dello speck è eccellente. E poi comunque l'affumicato dà un tono in più, anche se fosse stata un po' meno ricca, perché comunque questa è bella tosta. Allora, adesso seriamente, con il celeste, il piatto di Lina, come addirittura la porcellana celeste che accoglie lo spaghettino alla carbonara di mare. Per poi alla carbonara di zucchine, speck e ricotta salata di Franca. No. Guarda che fa. Per 15 a 13 vince Franca. Brava. Adesso tocca a me, pubblicità. Ma certo. Amici della cucina, soprattutto quella romanesca, le due sorelle romane appunto si stanno sfidando. Per ora ha ragione lei, però, che ha detto che è più brava. Prima prova, la carbonara, Riccardo c'ha ancora la lacrimuccia. Per 15 a 13, quindi entrambi i voti altissimi, ha vinto Franca. Però ci sono altre due prove. Vi siete un po' scaldate adesso? Sì, rilassate, che avete visto quanto durano mentalmente 10 minuti. Quindi adesso scegli tra trippa o seppie. Trippa. Qui c'è anche della Toscana dentro. E la trippa è il piatto per la prova di creatività. Mi scorre nelle vene la trippa,
perché sono cresciuto a trippa fra nonna e mamma, quindi mi raccomando, mi fido ciecamente di voi. Potete farla a vostro gusto e piacimento, anche in maniera un po' creativa, perché il tema della prova è proprio questo. Sempre da fare la spesa, 30 secondi, via! Ti aiuto, guarda lì. Allora, no, tira su tutto. Odori vari, menta, peperoncino, aglio, la trippa per l'appunto. Poi vedo del macinato, pomodoro, aglio, burro. No, il burro no. Burro no, lasciamo lì. Di qua c'è trippa ovviamente. Cavolo nero, qui si entra proprio in terra mia. Sedano, carota, cipolla, patate, pomodoro. Qua usciamo col vino. No, cos'è, vino? Da dov'è? Sì. Questa. Pecorino, questa anche di qua. Finta. Fagioli, vino. Stop! Che ti manca? Mi manca la menta. Ah. C'è qui la menta, guarda. Ah, non la vedo. Menta, vabbè, mi sta caduto. Aspetta, guarda, buone. Fermo, aspetta, devo fare qui, devo far... Ah, scusa. Vabbè, via, 10 minuti. Allora, prima parto da qua perché vedo della Toscana. E chi l'hai rubata questa ricetta? In Toscana. Ecco. Fagioli cannellini, trippa, pane e cavolo nero. Come si chiama la ricetta? Trippa toscana. Trippa toscana, ok. Allora, mi raccomando, eh. Mi raccomando. Allora. Allora, fondo di cottura, sedano, carota di cipolla. Sì, carota, cipolla e sedano. E il cavolo? Il cavolo lo mettiamo dopo. Mettiamo dopo. Insieme. Quindi su, nel fondo fai rosolare la trippa. E allora, nel fondo faccio rosolare, non la trippa, faccio rosolare carota, sedano e cipolla per prima cosa, e poi ci aggiungo le patate a pezzettini, sempre come... Sì, fai una sorta di trippa e ribollita insieme. Sì. Sapete, la ribollita si fa con gli odori, le patate, il cavolo nero, e poi si aggiunge il pomodoro e i fagioli stracotti e frullati, quindi... E poi si alterna con il pane per fare la zuppa di pane, e poi da lì ritorna a ribollita. Sì, io invece ci rimetto i crostini. Bella, mi piace. Rustica, povera e saporita. L'acqua ti serve accesa? No, non sono riuscita a chiuderla. Faccio io. Allora, so che voi giocate a carte. Sì. Insieme. Burrago. Ma vivete anche insieme? No, vivete... No. Ci mancherebbe altro. No. Cioè, è stupenda questa cosa. È così. Allora, prima parto dalla ricetta, sì. Poi... Allora. Fondo di cottura, ancora qua è un po' freddino, ti alzo un po' il fuoco. Alza. Dai. Allora, sedano e carota. Cipolla, ci va adesso. Macinato di? Misto. Chiedo. Sì, diciamo un ragù con la carne zitta, diverso. Ok, sì, una sì. Trippa con la carne zitta. Ok, bella, una trippa rinforzata, diciamo così. Okay. Allora, in cucina lo decideranno i nostri giudici chi è più brava. Ma a carte chi vince? Io ovviamente. Lei e due. Senti, ma c'è un'altra cosa? Che? Questa vanno bene? Di cosa? Girare. Di spatola? Per girare. La vuoi di legno? Quella nera è buona. Lo so io che la vuoi di legno, ma... Lo vedi? Visto, guarda, questa qui secondo quella, me è perfetta. Comunque queste sono apposta per il calore, Vabbè. Sì, sì. Stupendo, ma io lo capisco bene. Ma come si fanno a buttare i mestoli di legno? Io c'ho ancora quelli, sai, lo so che, però... che sono antigenici, ma alla fine, guarda, ti giuro, non si è avvelenato nessuno a casa mia con quelli di mia nonna del 13. Quindi proprio... Scusa, Simo, No, ma io a casa ce li ho. Magari li cambio molto spesso, perché comunque prendono odore. Sì, certo. Però sì, al ristorante non si può, non no, sarebbe non più si può, lecito. Non si deve, giusto. Però ti ripeto, secondo me a casa mia, ti dico ancora, c'ho il pentolino dove mia nonna faceva soffriggere qualsiasi cosa, ne pare che lo butto. Lì, secondo me, quando fai aglio, olio e peperoncino, c'è, viene meglio. C'è il sapore della nonna. C'è quella roba, capito, dell'alluminio proprio lì ma dentro. Ma lo lavi? Lo lavi? Sì, purtroppo. Un po' di peperoncino. Peperoncino. Ah, tu avevi preso il peperoncino, ma hai preso quello di scenografia che è di carta. Ok. Stupendo. Te lo trovo io, quindi niente aiuto, non importa. Allora, lo rubiamo da qualche parte. Lo vuoi secco o fresco? Come vuoi, basta che c'ha anche. Basta che picchi? basta che picchi un po'. Allora, qui ti do quello secco. Qua. Grazie. Ma dimmi una cosa.
Sono entrato in dispensa e ho visto della trippa. Pancetta. No. Non è che ti serve? No. Ah, ok. No, perché cioè, fra le varie cose l'ho vista lì, pensavo. Ernesto lo permette il brodo. Ernesto lo permette il brodo, stupendo. Ernesto, dove prendo subito? Aspetta, sotto, mi sa nei cassetti. Allora. No, no, giusto, giusto, io sono. Proprio si è fiondato per salvare il ragù. Qua siamo con il cavolo nero, che per me è una religione. La trippa la trovate già bollita. Scegliete il 100 pelli, che sarebbe quella molto più sottile, tutta con delle alette. E sempre fa parte della stessa parte della trippa, però è meno spessa. La lasciate in acqua e aceto. Poi scaldate una larga padella e la cuocete tagliata a striscioline, senza grassi, senza niente. Serve a fargli perdere un po' di viscosità, di liquido e l'aceto che ha assorbito. Preparate nel frattempo un soffritto abbondante, tagliato grossolano, di sedano, carota e cipolla. Lo fate andare con un pizzico appena di peperoncino se vi piace il piccante, piano piano fino a che la cipolla non è trasparente. Aggiungete la trippa, la rosolate bene, deve diventare quasi croccante, poi li aggiungete polpa di pomodoro, un pochino di doppio concentrato di pomodoro e brodo, e lì va stracotta almeno mezz'ora, 40 minuti. Sale, pepe, e poi io la servo con una abbondantissima macinata di pepe e parmigiano. Su una bella fetta di pane tostato è la morte sua. A Roma si condisce con mente pecorino. Sì. È buona anche, mamma mia. Io ho dato un tempo di cottura lungo, perché se voi la bagnate con l'acqua, la fate stracuocere, diventa proprio il 100 pelli, diventa morbidissimo. Però sì, comunque si riesce con la trippa che è già bollita a farla anche in poco tempo. Tant'è che anche fredda, tagliata finissima e condita con le verdure a crudo e un po' di salsa verde d'estate, è anche leggera. Senti Sivo, fammi ricordare se si può una ricettina che appunto faceva sempre mia nonna, le famose uova in trippa. Quando non c'era nemmeno la trippa, prendevi le uova, facevi la frittatina, le tagliavi a striscioline, un sughetto di pomodoro e cipolla, le tuffavi dentro, pecora, menta, pepe, urlavi. Ma tu quando è che non urli? Sì, infatti. Allora, pensate anche al piatto, Madonna, pensate che mancano pochissimi minuti, per la precisione un po' più di uno. Fiammetta, parlami di trippa. Sì, la trippa mi piace molto in mille foglie, cioè praticamente resa compattata in foglie, come fate voi cuochi che la rendete. Ah, quindi così, sottili? Sottilissimi e compatti. E poi alternata con della purea di ceci, in maniera che fa una specie di torre di Pisa. Bella questa. Questa non l'ho mai fatta. Buona idea. Donne, è arrivato Simoncino. C'è poco tempo, eh? Dai, dai, vi do. Oggi va così. Qualche secondo in più. Sì, ma 30 tipo, eh? Perché si devono cuocere. Lo so, ma dai, 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 bisogna impiattare. Va benissimo. Aggiustate di sale. Senti, di pepe. Mi prendi le foglie di menta là per decorare? Tutta la pianta avanti. Ho il pollice verde. Grazie. Sarebbe scaduto il tempo. Bassa, sai? Bassa. Queste le mettiamo qui, che fanno anche un po' di allegria. Su, impiattiamo. Dai, che poi mi si arrabbiano con me. È finito il tempo? Mi crostino. Basta! Va bene così. Ecco, grazie, Caldina. Ma pecorino, però, eh? Caldina. La pecora, la menta, è giusto, dai. Il giusto complemento. Basta, dammelo. Dai, ecco. Dai, sennò si arrabbia. Su. È Roma. Mi sono scordato il ciao. Cosa? Che ha detto? Dai, c'è il pecorino. Niente, non me lo dico. C'è il pecorino, guarda che roba, è stupendo. Sì. L'ha voluta fare appositamente delicata di sapidità,
proprio perché la trippa ha messo è poco forte. Sale proprio, certo, perché c'è il pecorino apposta. È una giusta notazione questa. Sì, voi assaggiate. Dai. È buona, no, è buona e carina l'idea di unirla al ragù e di farla quasi in umido, non come condimento, però insipida totalmente. C'è ragione, mi sono dimenticato del sale. Vieni con anche me. Con il sale. Vieni con me. Io no, aspetta, tu adesso era un preassaggio inutile ai fini della valutazione. Ecco, gira un po', dai una girata. È un'altra cosa. Basta, vedrai che adesso è in mezzo. Oh, che c'ho? Sei numero uno, bravo. Manca. Ci si mette. Com'è questa trippa, Chiara? Perfetta. Perfetta, che trovo detto? Saporita, no, è buona. Bene, tocca a me. Sento prima. Ok, allora. Niente, mi emoziono. Roma nel piatto, mi emoziono. Aggiungo la trip house. Prendo tutto, come mi ha insegnato Fiammetta Fadda. Mangio in un sul boccone. È la trippa più buona che abbiamo mangiato in vita. Aspetta, assaggia questo. Vai. Un po' piccantino, l'ultimo boccone? No, perfetto. Do il voto. Compresa la mente. Bella vita, eh! Arriva dopo il piccante, ti ricorda, per metà fatta. Avevo visto, c'era un pezzo di peperoncino così. E io dicevo attentamente a non Chiara di non niente. Dire niente. Diciamo che è presentata anche con molta grazia. Sì. Dico quello che ho detto prima. In questi piatti dove c'è questa sapienza antica, c'è poco da commentare. Si mangiano e sono la storia. Quindi questo è molto, molto buono. Ave Cesare, gustatori te salutant. Pollice in alto. È stato per Lina. Adesso vediamo se è lo stesso per la sorella Franca. È un incrocio fra una trippa, la fiorentina e una ribollita. Ci sono gli stessi ingredienti di una e dell'altra insieme. Buonissima anche questa. C'è una cremosità comunque che sta benissimo con la trippa ed è molto gustosa, quindi buonissima. Allora, mangio questa. Questi sono i classici piatti che io chiamo riscaldati, cioè sono più buoni il giorno dopo riscaldati. Come diciamo noi a Roma, riposati. Oh, ascolta, amico, amico. Lo dico questa allora. Questa è Toscana. Infatti si dice bocca romana, lingua romana in bocca toscana o al contrario. Perché gli è nato italiano, tra l'incrocio. Insomma, tra a parte mangiarti anche il piatto. È stupenda, è la più buona ribollita, trippa della mia vita. È stupenda, fantastica, buonissima. E poi cavolo nero toscano, fantastico. Sai che cosa c'è in queste due signore? Che hanno la capacità di presentare delle cose iper tradizionali in una maniera di grande eleganza, in realtà come le mangeresti in una di queste trattorie che si danno il tono di presentarle in queste cocottine, in questi piatti, poi però manca la sostanza. E invece, ma qui tu dici tradizione vera casalinga, sì, presentata sì, come un ristorante, però presentata con eleganza. Buona? Vi devo chiedere di votare perché sì. Ehi là, dai. Lina con la trippa arricchita con ragù, non saprei come definire, comunque carina, trippa ricca, per poi alla zuppa toscana di trippa, cavolo nero, e io lo so che finisce così. Bravissime, bravissime, 15 a 15, unplay. Quindi rimangono i due punti di differenza, 30-28.
Devi scegliere ancora tu, perché prima hai vinto, quindi da presentare, non la mangeranno, perlomeno non credo, crostata o mousse salata? Pensa che deve essere bella all'occhio, di struttura, non tanto di sostanza. Crostata. Crostata, brava, semplice, brava. Non si sbaglia neanche lì. È la crostata, il piatto per la prova di presentazione. Ultima prova. Elaborare visivamente una crostata. Tutto qua adesso è già davanti a voi, quindi niente spesa, partiamo subito. Vediamo chi si porta a casa uno scatolone pieno di attrezzi, non di legno, ma quelli nuovi. Via! Allora, è importante, vi do i criteri. La scelta del piatto, i colori, la forma, la precisione, la pulizia, tutte queste cose qui vengono contate in questo tipo di prova. Non tanto, qui se manca di sale, di zucchero, quello che è, non ci interessa. Allora, hai già un'idea? Sì. Che fai? Adesso metto un pochino di burro lì. Poi un coltello che taglia di più. Questo è seghettato, se vuoi. Sì. Se no ti do questi. Ok, grazie. Ok, quindi caramellerai delle fette d'arancia? Caramellerò delle fette d'arancia, poi elaborerò con la ricotta e lo zucchero di canna. Metti su sì, intanto. Sì. La ricotta, quindi fai una mousse di ricotta, sì, e zucchero di canna. E poi farcisci la base della crostata. Sì. E metti l'arancia sopra? L'arancia sopra caramellata. Ma ci metti anche un po' di cioccolato? Certo. No. Già capito io. La sorellina Franca, guarda, che fa? Io sto facendo una crema con della... Scusami. Sì, sì, vai, perché è bella calda quella patella. Infatti, volevo... Fai una sorta di caramello anche tu? Sì, per le carotine. Oh, là. L'ultimo goccio. Cos'era? Vinsanto? Ti serve Vinsanto? Sì. Mi serve. Arriva subito. Te lo recupero subito. Arriva. La ricotta. Ora arriva ancora. Quindi hai messo zucchero, burro. E c'era questo qui che non so che cos'è. Dovrebbe essere. Cos'era? Acqua. Era un liquore all'arancia. E quello all'arancia, va bene, uguale. Tanto guarda, il sapore qua non conta, quindi. A me mi servono soltanto le carotine da... Da caramellare. Da glassare, ok. Questa è una base fatta con carote grattugiate, sì, crema? Carote grattugiate, crema, mandorle tritate, amaretti tritati. Buoni. Volete un amaretto, giuria? No, no. Meglio di no, sto a dieta. Sì, si è scofanato due etti di carbonara. Allora. Vabbè, qui vi lascio un attimo tranquille, così non vi distraggo, perché il tempo qui... è un po' inferiore ai 10 minuti delle altre prove. Allora, parte da Chiara, che lei dovrebbe essere abbastanza ferrata, che gli piace fare tutti questi dolcetti per il suo... A me piacciono, sì, infatti molto le crostate. A me piace magari variare la frolla, per cui fare, non so, la frolla al cacao, quindi vari in quel modo il colore, se parliamo di presentazione. Però come presentazione della crostata mi piace sempre la classica con il reticolato, tipo. Ah, ok, old school. Sì. Beh, infatti, quando tu vai a prendere una crostata, per capirci, di pasticceria, e la prendi all'albicocca con quei rombi perfetti che sembrano un pullover, capito? Fatti così, cosa vuoi fare? A me piace ancora di più quando non è perfetta. È una cosa meravigliosa. Io credo che i ricordi legati a quelle crostate siano qualcosa di incredibile. Sembra una ballerina, sai quella da varietà, sì, con la sedia così che fa le, sì, pieghe. Vuoi fare uno stacchetto? No, troveremo il modo, però, vedrai. Certo. Sì, già, siamo abbastanza varietà. Fiammetta? Beh, il segreto della crostata, oltre alla bontà della frolla, sta nel perfetto rapporto tra la pasta frolla e la marmellata sopra. Quello è il punto. Se ce n'è troppa, la crostata è troppo dolce e tendi a voler mangiare la parte esterna, che è molto buona. E se invece ce n'è troppo poca, si secca. Quindi questo rapporto è fondamentale. E poi, secondo me, è molto importante la bontà
della marmellata stessa, perché ci vuole la marmellata. Data di qualità. Io sono per farle monoporzione, perché regge meglio per il tipo di frolla che vi dirò adesso, e le faccio di pasta fiore, cioè faccio la frolla con i tuorli d'uovo sodo. Diventa friabilissima, però farla grande si spacca, mentre quelle piccoline... ma quelle piccole? No, fino a 10 centimetri, vabbè, okay. Però anche piccoline sono buone. E mi piace la marmellata acida, quindi visciole o comunque qualcosa di acidino. Vi lascio, torno qua perché manca poco, pochi secondi. E questa volta dovrò essere abbastanza preciso nel togliere il piatto. 5, 4, 1,5, stop. Vieni. Sta menta, eh? Arriva sempre a lui. Così? Sei sicura? Mettila così. Sei sicura? Io la metterei, ecco. Bravo. Oggi. Non avete paura che mi state dietro? Arance per Lina. Ammazza. Carote per Frank. Chi la spunta? Chi si porta a casa il kit di cuoche e fiamme? Dopo la pubblicità. Siamo ritornati in studio in una delle puntate più belle di Cuochi e Fiamme. Due sorelle che si sfidano, la Roma Verace, 30-28 su due prove, quindi due and plane per Franca che conduce sulla sorella grande Lina. Hanno fatto l'ultima prova adesso, era rielaborare una crostata, prova di presentazione. Lina ce l'ha proposta con una base di ricotta, arancia caramellata e cioccolato. Allora, qui i colori sono sicuramente la cosa che colpiscono, ricordano un po' in realtà la Sicilia, perché c'è la ricotta, c'è il cioccolato, ovviamente l'arancia. L'unica cosa che manca in questo piatto sarebbe stato un piatto di un altro colore, perché c'è un po' troppo bianco forse. Emerge bene l'arancia, emerge bene il cioccolato, con un piatto di un altro colore sarebbe stato perfetto. Ricky, quando vedi un piatto così capisci che il momento è arrivato di cambiare casa e di trasferirsi direttamente da lì. A questa casa piccola. Io penso solo questo. Io vedo questa Neige che, come sai, ha già detto di no, ha detto la casa piccola. Non importa, io vengo sotto, prendo il pennerino e me ne vado. Perché tu sai che odio la Neige e invece qui mi piace. Questa è una crostata che vorrei mangiare tutti i giorni così, in faccia. Guarda, se mi dai 5 minuti facciamo un assaggio. Arancio e cioccolato, voglio dire, poi arance caramellate e cioccolato amaro è ancora meglio. E poi dopo sotto questa ricotta che stempera il tutto. Questo triciclo ha un che di molto buono. Passiamo a Franca. Carote e amaretti. Allora, qui è golosa, nel senso vedi tanto ripieno, i colori sicuramente invogliano, c'è questo arancione della carota che è particolare perché non è comunque usuale fare una crostata con le carote, però è curata, bella. Dunque, io ti devo dire che avrei preferito non sapere che queste erano carote. Cosa pensavi? Nel senso che speravo che fossero dei pezzi di arancio. Ma perché ho detto carote? No, certo. Sono zeste d'arancia. Zeste d'arancia pubblicata. E quindi secondo me devo notare la grande perizia nel mettere questa regina menta. Il piatto è molto bello, c'è anche il contrasto, che ti devo dire di più. Della viva, menta che ho messo io non ha detto viva niente. Roma, che cosa? Viva niente. Roma, tutto. Ah, lì è vero. Che disordinata. Sai, vedendola così uno dice: dolce o salato? Questo è il dilemma, perché può essere in un modo o nell'altro. E forse dolce, perché la carota comunque si presta all'uno e all'altro, essendo una verdura che tende al dolce. Vi voglio ricordare che dentro la crema con le carote c'è anche la farina di mandorle, cioè le mandorle tritate, che sono la base degli amaretti. Che sono la base degli amaretti. Vabbè, comunque, tutto potrebbe essere, io la vedo così, non...
E comunque la vedo molto appetitosa e mi piace questo colore un po' monocromatico. Signori, invece Voltiamo. Il colore adesso è diverso, perché è celeste, perlina, che è sotto di 2 punti, sulla sorella Franca e ci ha fatto la crostata arancia caramellata, ricotta e cioccolato. E Franca ha risposto con carote, mandorle e amaretti. La prima col celeste, la seconda col giallo. ...13-12 per Franca. 3 punti, 43-40. Datemi un bacio almeno fra sorelle. Guarda che meraviglia. Allora, la di... Se volete ve lo scommettete a carte poi, perché ti porti a casa un bel kit di cuochi e fiamme. Vieni che vi presento Rick, che è dall'inizio che mi stressa. Io un amaretto me lo pappo. Cuochi e fiamme è cucina, sorriso e divertimento. Ci siamo anche domani. Le nostre regine, le nostre campionesse. Questa Brava. È una puntata da tenere in DVD. In DVD. Adesso parlo io con la 7. Sì. Facciamo il DVD, lo mandiamo per posta a tutti i nostri spettatori. Simone. È andato via a piangere, perché non mangerà mai più così, non lo sa.